Importante giornata di prevenzione oncologica, di promozione degli screening, soprattutto per parlare per la mia relazione sui sani stili di vita. Perché? Perché è importantissimo prevenire i tumori attraverso una corretta alimentazione e soprattutto evitando fumo, alcol e tutta un'altra serie di fattori che sono i cosiddetti stili di vita. Negli ultimi anni è stato importante soprattutto l'incidenza dei tumori, si è capito che c'è una correlazione con il sovrappeso e l'obesità, e il dato italiano purtroppo ci dice che c'è un aumento di sovrappeso e obesità negli adulti, ma soprattutto in età pediatrica. I dati della sorveglianza Occhi alla Salute ci dicono che il 41,4% dei bambini calabresi sono sovrappesi e obesi, e questo è un problema rilevante, perché un bambino obeso diventerà un adulto malato, ma è già un soggetto particolarmente a rischio. Quindi il futuro deve essere quello di promuovere la salute attraverso buone pratiche per migliorare lo stile di vita della popolazione. E la prevenzione primaria, quindi stile di vita, e la prevenzione secondaria soprattutto, quindi la diagnosi precoce e lo screening oncologici, fanno parte di questo gruppo di attività di prevenzione.